Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Ragazzi, volevo fare il video sul cuore rossonero, ovvero parlare del Milan, ma mi è passata la voglia, vi dico la verità, non lo farò. Parlerò direttamente del Milan nel recapone. C'è poco da dire, però mi sono svegliato e mi sono detto: c'è un evento che sta per ricorrere, non mi ricordavo quale, e invece sono andato a controllare, sono 6 mesi dall'uscita di Formula 1 23. 6 mesi, ragazzi, 6 mesi dove questo gioco che prometteva di essere una evoluzione e di coinvolgerci molto è uscito. Facciamo un bilancio, tracciamo una linea. Dopo 6 mesi, quindi a metà del ciclo vitale di questo gioco, che ricordiamo, vedrà una nuova evoluzione, si spera solo next gen in estate 2024. Cosa possiamo dire di Formula 1 23? Probabilmente, ragazzi, il peggior Formula 1 che abbia mai giocato in vita mia. Come al solito, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends. Se mi volete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza, oppure 1 euro, trovate il link di PayPal in descrizione, potete aiutarmi, verrete ringraziati. Sostegni al canale, abbonamenti, donazioni, aiuterete il canale a crescere e a migliorarsi nel tempo. Allora, partiamo subito, ragazzi. C'erano grandi aspettative perché parecchi mi hanno detto: no, corra, guarda, il gioco è migliorato, io ho provato la demo, io ho provato quelli. Parecchi mi avevano messo su a livello di aspettative, perché a me la demo non è stata mandata, la demo, la beta non è stata mandata, perché signori di eSport, a chi li critica non glieli mandano, non gliele manda la demo. Io ho fatto la richiesta a inizio anno e non mi è stata mandata a cani e porci, gente che non fa gli youtuber, gente che non gioca, cioè occasionali. Io che sono uno youtuber, che il gioco lo gioco da anni, stragiocato, penso che sia stato quello che l'ha giocato di più negli ultimi anni, facendo 3-4 carriere ogni volta. Non mi è stata mandata, ma va bene, io già l'avevo capito dove andavamo a parare. Gioco migliorato, quello superiore, quello migliorato, quello sopra, quello sotto, di qua, di là. Prendo il gioco, ci gioco 10 minuti e, a parte le partenze migliorate e un cordolo stranissimo da prendere, il gioco è la stessa fetecchia del 2022 ed era difficile, ragazzi, perché quello del 2022 probabilmente già aveva superato tutti i record. Gioco dove non esistevano le scie, scie assurde, quelli dietro ti prendevano la scia e tu non riuscivi a prendere la scia di quello davanti. La CPU non facevi il warm-up delle gomme. Uscivi dai box, tu dovevi fare un giro di assestamento gomme e quelli andavano a 400 all'ora, ti davano 15 secondi. Ogni volta fatto il pit stop, la CPU aumentava di velocità ed era imprendibile, cioè una marea di difetti assurdi. Il 2023 è riuscito a riproporre gli stessi difetti, cambiando soltanto le partenze che nel 2022 erano impossibili da fare e rendendo i cordoli ancora peggiori. Prima i cordoli erano ingiocabili, adesso sono ancora più ingiocabili perché prendi il cordolo, la macchina va dritta per un effetto assurdo e strano che non esiste nel mondo delle corse reali. Quando ho preso il gioco mi sono reso conto di aver buttato 100 euro nel cesso. Voi alzate la mattina, andate a cagare o a pisciare, prendete 100 euro e buttate, premete lo sciacquone e va. Cioè, ragazzi, quest'anno faccio davvero fatica a giocarci e non ci sto giocando. Chi mi segue da tanti anni, sia sul primo canale quando parlavo di gaming che su questo, che è diventato adesso il canale ufficiale di gaming, sta vedendo quanto sto facendo fatica, ragazzi, non riesco a giocare. Allora, avevo avuto 3 proposte per giocare in campionati di Formula 1 23. Io dissi a tutti questi qua che mi avevano chiamato, ho detto: aspettiamo, facciamo uscire il gioco. Se è veramente migliorato e mi trovo bene a giocarci, sì, parteciperò al campionato, mi fa piacere. Proposte entusiastiche o entusiaste, come si dice, ho detto: proviamo, non è un problema. È uscito il gioco, io il primo giorno ho preso il telefono, ho mandato tutti e 3 messaggi, ho detto: non mi contate, non mi contate, non mi contate. È ingiocabile, ragazzi. Cioè, la stessa dinamica di anni fa, rovinata. Rovinata per settare dei parametri diversi. Io faccio fatica. Io prima, vi stavo dicendo, chi mi segue sa che facevo la carriera My Team ogni anno, facevo la carriera con le macchine ufficiali ogni anno e facevo la carriera multiplayer ogni anno, facevo 3 carriere. 3 carriere, quindi durante la settimana uscivano almeno 3 video sulle mie carriere di Formula 1. Bene o male, me le so giocate, bene o male ho portato alla fine ogni anno, ho fatto tutta l'annata, quindi facendo centinaia di video. Quest'anno non riesco, ragazzi. Quest'anno da inizio avete visto che ho zoppicato. Ho iniziato la carriera My Team, siamo a metà stagione, quella con Nigel Mansell e con il Lercio Team. E non riesco ad andare avanti, cioè oggi mi sono detto: corra, sai che oggi rifacciamo un episodio. Non c'ho proprio voglia, pensare di dovermi mettere al volante per giocare un gioco del genere, per me è
è grave, è disastroso. Perché non mi viene voglia, soprattutto su alcune piste che lo trovo veramente inguidabile, tipo Ungheria, queste piste un po' più guidate, lo ritengo inguidabile il gioco. Lo ritengo quanto più lontano da quello che è per me un parametro di divertimento. Ora mi devo sforzare a giocarci, perché come vi ho detto anche durante le live che ho fatto e video, se perdi la mano e stai un anno fermo devi ripartire da capo. Metti caso che il gioco dell'anno prossimo sia veramente solo su Next Gen e evoluto, devi ripartire da capo. Io quello spero, che ci sia questo salto di qualità, ma francamente ho i miei dubbi, perché vedendo come EA sta licenziando personale Codemaster, proprio quello là di Formula 1, mi viene da pensare che sarà sempre un gioco più a risparmio. Comunque, la carriera di Schumacher, grazie a Dio, facendone il live scanzonatamente la mattina, che è un orario dove non la segue nessuno, quindi l'ho messo proprio in un momento di palinsesto del mio canale, inutile, proprio per giocarmela, allenarmi un po'. Abbiamo finito la prima stagione, non so se farò la seconda, è molto difficile. Proverò a finire il My Team, ma veramente ci vogliono le bombe a mano per finire il My Team. E ragazzi, abbiamo iniziato il Breaking Point, sta storia straordinaria che era stata fatta passare, l'ho lasciata a metà. Cioè, non l'ho trovato minimamente coinvolgente, anzi, il primo Breaking Point, bene o male, ce lo siamo giocati, ce lo siamo finiti, ci ho fatto anche fare due risate e divertire. Non ho lo stimolo, l'ho lasciato così. Le supercar non l'ho mai provate e non sia mai, ragazzi, lasciate perdere. Secondo me la modalità più inutile della storia dei videogiochi, guarda, la più inutile. Qual è la situazione attualmente? Che ho veramente l'ansia di pensare, devo giocare a Formula 1. Allora, devo giocare a WRC, colleghi il volante, per quanto abbia tutti i problemi del mondo. Ci gioco perché comunque lo trovo più godibile. Devo giocare qualsiasi carriera, mi metto là, me la gioco. Giocare a Formula 1, ragazzi, per me è un problema. È un problema perché trovo il gioco non all'altezza di quello che è il mio standard. L'ho esaltato, voi lo sapete, fino al 2021 per me Formula 1, al netto del fatto che nel 2021 già avevano tolto le macchine storiche e questo mi fece arrabbiare tantissimo. Lo trovavo comunque un gioco al passo coi tempi, adesso non è più così. Adesso è un gioco obsoleto, brutto, c'ha sempre gli stessi difetti. Vi ricordate l'ombra strana, buggata sull'alettone posteriore? Ragazzi, sono da 5-6 anni e continua a stare là. Neanche le minime cose hanno modificato, hanno ripreso il gioco e buttato là, cambiando solo il menu principale, le stesse modalità, lo stesso schifo buttato là. Non a caso, vi dico io, dopo 6 mesi le vendite parlano per loro, crollate da tutti i punti di vista. Nel primo mese fecero il 50% di meno, ora non ho ricontrollato, ma presumo siamo su quei livelli. Il gioco ha stufato. Ha stufato e sostanzialmente ci gioca molto meno gente, perché ha rotto i coglioni. Un online, lasciamo perdere, il peggiore che c'è, quindi io mi lamento di Gran Turismo, degli altri giochi. Formula 1 è nettamente il peggiore, è ingiocabile. Ragazzi, con che presupposti uno avrebbe dovuto comprare questo titolo? Io l'ho sconsigliato a tutti, ho detto non ve lo comprate. 100 euro buttate al cesso, vi ripeto, per arrivare a dire una cosa del genere, a non giocarci io che sono stato sempre fan... Il mio canale è sempre stato Formula 1 principalmente giocata. Per arrivare a dirvi una cosa del genere vuol dire che siamo messi molto male, ragazzi. Anzi, prima facevo pure la carriera PS4, vi ricordate? Io negli ultimi anni ho fatto la carriera ufficiale, la carriera My Team, la carriera multiplayer e la carriera PS4. Cioè, per arrivare a smantellare un palinsesto che era 50% dei video di videogiochi di Formula 1 e l'altro 50% si divideva tra Gran Turismo e tutti gli altri titoli, arrivare a smontare questo vuol dire davvero di aver preso una delusione enorme, di aver preso un'inculatura mai vista. Quindi vi dico io, ragazzi, non lo comprate assolutamente. Quando si metteranno in mente di fare dei giochi evoluti, oppure se avete PS4 lo potete pure prendere, perché tanto è lo stesso di... Da 10 anni è sempre lo stesso. Quindi uno mi dice vabbè, voglio provare Las Vegas, nuove piste, voglio provare le vetture aggiornate, posso capire, ma se avete la next gen lasciate perdere, ragazzi, è un disastro. È un gioco che vi farà sentire terribilmente obsoleti, vi farà sentire terribilmente frustrati, vi farà sentire che avete perso quei soldi e buttati letteralmente al cesso. Un gioco indecente ad oggi, un gioco che dovrebbe essere proprio rimosso anche dagli store, secondo me proprio buttato via, perché è una presa per il culo. Se lo vendevano a 30 euro come upgrade della versione 2022 lo posso anche capire, perché quello è il prezzo di un gioco del genere. Venderlo a prezzo pieno e maggiorato, visto che prima costava 80-85 euro la Premium Edition, la versione quella là, la Champion, adesso siamo arrivati a 100 euro, costava 69 euro, siamo arrivati a 80. Un gioco che ha aumentato i prezzi e fa schifo, la qualità è crollata letteralmente.
È inaccettabile. E io vi dico, non lo comprate. È inaccettabile. EA deve capire che se vuole vendere i giochi, deve fare i giochi di qualità e li deve evolvere, come è sempre stata l'evoluzione. Codemaster, il 2017 era fantastico, il 18 era migliorato, il 19 era migliorato, il 20 era migliorato, il 21 era migliorato. Ora torniamo indietro, ora si peggiora invece di migliorare. Quindi questo per me è inaccettabile, soprattutto quando tu mi chiedi un aumento di costi negli ultimi anni, no. Fai come Assetto Corsa, ogni anno fa l'aggiornamento dei calendari, delle macchine, delle livree, lo paghi una cazzata, il DLC, sta a posto. Perché a me mi devi far pagare 100 euro un gioco inadeguato, ragazzi? E vedete quante puttanate avete sentito sul web che era bello, che era migliorato? All'estero vanno detto la verità, come ve l'ho detto in Italia, che fa schifo. Che non hanno aggiornato neanche le cartelle, che è un gioco vecchio, obsoleto, riciclato in toto e buttato là solo per estorcere soldi facili alle persone. È il gioco peggiore che abbia mai giocato di Formula 1 negli ultimi 10 anni, ragazzi, quindi... A sto punto è consigliabile? No, aspettiamo il 2024 sperando che sia un gioco next gen e quindi che vada a cambiare anche le dinamiche, perché altrimenti ho poche aspettative anche là, perché pure se sarà next gen, secondo me, ragazzi, sarà un'evoluzione di sto schifo che stiamo giocando ora. E raga, dopo 6 mesi veramente è il peggior anno che io sto giocando in un gioco di Formula 1. Vi ripeto, faccio fatica e vedrete che da qui a fine anno sarà il gioco che farò meno video della mia storia sui miei canali. Dal 2020 oggi sarà il gioco di Formula 1 e farò nettamente meno video. E ripeto, è un surplus sul canale buttato là per non perderci la mano, quando prima era il gioco protagonista del mio canale. Ciao, voglio. Whoa, whoa, whoa.